Nonostante le due risoluzioni di contrarietà del Consiglio regionale e la legge che nega l'intesa con lo Stato, la Regione Abruzzo sta tentando ugualmente di portare avanti il procedimento per la centrale di compressione della SNAM. È stata convocata per giovedì 20 dicembre a Pescara la conferenza dei servizi per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, ma i comitati cittadini per l'ambiente parlano di procedimento autorizzativo che fa pugni con le norme vigenti e con le decisioni assunte in merito dal Consiglio regionale. Alla conferenza sono stati invitati a partecipare la SNAM, il Comune di Sulmona, la provincia dell'Aquila e l'Arta. Con una lettera indirizzata al dirigente regionale del Servizio Energia, Iris Flacco, i comitati hanno chiesto l'immediata sospensione del procedimento, perché mancano i presupposti di legge per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della centrale. Nella lettera i comitati evidenziano i punti di contrasto con il progetto della SNAM, ponendo in risalto la mancanza di autorizzazioni sia per la centrale che per il metanodotto, l'impugnativa davanti al TAR del Lazio del decreto relativo alla valutazione dell'impatto ambientale, con la mancata attuazione delle prescrizioni fondamentali riguardanti il monitoraggio della qualità dell'aria ed il rischio sismico. I comitati ricordano inoltre che la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati nell'ottobre 2011 ha approvato all'unanimità una risoluzione con cui si impegna il Governo ad assumere tutte le iniziative di competenza per disporre la modifica del tracciato del metanodotto, escludendo la fascia appenninica. Dubbi vengono sollevati anche sul sito scelto dalla SNAM, che non è compatibile, si legge in una nota, con il piano regolatore del comune, essendo l'area classificata come agricola, e sulla localizzazione della centrale, non compatibile con il piano regionale per la tutela della qualità dell'aria. I comitati richiamano nella lettera la diffida presentata un anno fa al settore energia della Regione Abruzzo dall'avvocato Chiara Maiorano e chiedono di essere chiamati in audizione alla conferenza dei servizi del 20 dicembre.